entrare con Cosa è questo qui che dice così? Zitta. Cosa è che inizia la così? Zitta. registrazione. Sarà dura. Salve a tutti, mi spiace che non ci siamo dato modo per risalutarci tutti per bene. Intanto vi dico i 3 punti della serata su cui proviamo un po' a muoverci. Perché siamo qui, come intendiamo procedere in questi incontri, come lavorare e su che cosa lavoriamo. Però all'inizio è davvero importante offrire alla parola di Dio. A me piace tanto quel brano, credo che è uno dei più usati da me, e non solo da me ovviamente, di Isaia, e devo No, 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 ammettere, no, ah. sta tranquilla, Famonia, tranquillissima. Il brano di Isaia che dice che la parola di Dio è quest'acqua che scende sulla terra per fare fiorire, maturare, fiorire i frutti, i semi che ci sono. Quindi è sempre importante, ecco, offrire all'inizio del nostro incontro con la parola di Dio, dell'incontro tra di noi, un momento di silenzio, di ascolto, un momento in cui chiediamo ai nostri pensieri di rallentare e di metterci di fronte a questo respiro di Dio che dà la vita a tutto e che nulla sfugge alla vita e a questo respiro. Ci fermiamo come sempre, ecco, un minuto perché ognuno di noi, usando un mantra se vuole, oppure cercando di fare silenzio o focalizzando l'attenzione, non so, sulla cosa divina, ma la cosa proprio credo importante e bella, se io ad esempio uso spesso queste frasi, illumina la mia mente e allarga il mio cuore, che ripeto un po' continuamente, ma ognuno di noi può trovare la sua forma di preghiera e offrire questo spazio di silenzio allo spirito di Dio. Ci fermiamo in silenzio. Eccoci qua. Allora, perché siamo qui? E questa cosa per me, ci ho pensato, è una cosa che sento in maniera particolare, perché vorrei precisare, no? Non siamo qui per accrescere la nostra cultura biblica, cioè per sapere un po' di più che cosa dice la Bibbia o per conoscere delle pagine della scrittura che normalmente, siccome non vengono lette la domenica nelle chiese o anche nei giorni feriali, sono completamente sconosciute. Ma non siamo qui per questo, non siamo qui per accrescere la nostra cultura biblica. Non è per questo che ascoltiamo la parola di Dio e tutto sommato no, non l'ascoltiamo neanche per aumentare, non so, il nostro grado di conoscenza anche delle cose spirituali, non saprei neanche come dire. Vorrei dire che siamo qui, ci si ritrova e si ascolta la parola di Dio, ci cioè si incontra con la parola di Dio per ricevere una spinta di vita. In qualche modo vorrei dire per crescere. Crescere che cosa può voler dire? È difficile per me vedere voi qui nel computer Anche per noi, e anche per noi, voi perché qui che siamo non abituati a riesco, vedere. è una sensazione stranissima. Vabbè, andiamo avanti. Perché cosa vuol dire questo crescere? Ecco, io credo che voglia dire soprattutto, non so, diventare più sereni, più sensibili, più capaci di amare, soprattutto di essere più fecondi. O potremmo dire, insomma, ci si incontra con la parola di Dio, con la scrittura tra di noi, per renderci più umani. O perché, ad esempio, per usare dei brani molto importanti, e credo anche che abbiamo elaborato tante volte, dei brani della Bibbia come quel Lech Lechà di Abramo, no? Vai verso di te, renditi felice, vivi secondo i tuoi sogni. Perché tutti questi impulsi in qualche modo possano diventare vita. Non so, credo che sia anche un po' importante a un certo punto fermarsi. Noi sono tanti anni, e adesso lo dico soprattutto per noi, ma anche con Zoom, sono tanti anni che ci incontriamo. Tanti, non so quanti, una ventina.
No, forse un po' meno. E ci si può chiedere, il nostro incontrarci ha prodotto dei frutti, ha cambiato in qualche modo, non voglio dire la storia per pensare alla storia grande, la storia del mondo, ma le nostre storie, ha cambiato qualcosa nelle nostre storie, non so, dal tipo, dal sentirsi meno soli, ma anche essere un po', come dire, fecondi nel nostro essere nel mondo. Ad esempio, io voglio dire, no, noi è nata questa amicizia e nel giro di questi anni di cosine ne abbiamo anche fatte, no? Non è che questa amicizia ci ha reso capaci, non so, di fare i convegni sull'ambiente, questi sono molto importanti, diverse conferenze anche qua in zona, anche se nei 2 anni ultimi di Covid sono stati molto difficili. Anche questo fatto di avere questo gruppo di amici così bello, così numeroso, perché quando poi sono stato a Milano, da altre parti ci siamo rincontrate, questa settimana sono stato giù a Procida, oltre che a Napoli, non so se c'era Lina, non so, tutte cose veramente, cioè, nascono davvero delle belle amicizie, ma anche, che ne so, l'accoglienza degli ucraini. È stata un'altra delle cose che ha avuto, che è nata da questa amicizia. Quindi è importante, ecco, che questo incontrarsi produca poi qualcosa di concreto nella realtà. Ad esempio, adesso per noi, lo dico, ne abbiamo parlato poco di questa cosa, ma prima o poi ne parleremo sempre un po' di più. Ora parlo un po' più per noi che siamo qui, ma per dire, stiamo trattando, abbiamo oggi lanciato la prima proposta ufficiale per l'acquisto di una casa, di un podere dove poter organizzare qualcosa anche di più importante, di più, anche di offrire un luogo, uno spazio, per tante realtà. Ecco, perché mi fa piacere continuare a fare questi incontri? Perché da questi incontri è nato tutto questo, no? Dall'accoglienza al fatto della messa la domenica. In più anche la nostra messa la domenica è carina, è semplice, non è che cambiamo il mondo, no? Però è piacevole stare. Io, ad esempio, domenica che ero a Napoli, mi è mancata, cioè proprio sono quelle cose che ormai ti entrano dentro e le senti importanti. Quindi lo scopo dell'incontro con la Bibbia è avere questa fecondità, questo essere capaci di produrre, vorrei usare proprio questa parola, ma ovviamente la vorrei usare in un modo umile, in un modo semplice, ma non per questo meno importante, di diventare proprio fecondi. Vorrei dire, potrei immaginarla anche così, che ogni pagina della Bibbia vive, è efficace, è incontrata davvero. Ascoltata davvero, non quando è capita, compresa. Una pagina della Bibbia non è, non saprei come, incontrata quando si capisce che cosa vuol dire. Non è questo il livello. Una pagina della Bibbia è incontrata quando ha prodotto in noi quello che è l'archetipo fondamentale della Bibbia, la dinamica fondamentale, quella dell'Esodo. Quando ha prodotto in noi un cammino da una forma di schiavitù, di morte, a una forma di libertà, di resurrezione. Ecco, incontrarci tra noi o a questo scopo, o se serve alla cultura, diventa sterile, diventa poi noioso, non serve a niente. Quindi per me questo è davvero molto importante. Cioè, incontriamo la parola di Dio non quando la comprendiamo, ma quando ci fa fare un cammino di vita, un cammino dalla schiavitù alla libertà, è veramente fondamentale. Il nostro modo di incontrarsi è quello di certamente di ricevere degli spunti, no? Io mi preparo, leggo, ma non solo io, ma anche sempre di più di partecipare. Ora vedete, a noi questa cosa qui. Questa è un'altra delle cose su cui il Covid ha inciso non poco, perché noi avevamo iniziato, non so se vi ricordate, oltre ai nostri incontri qui giovedì a casa di Maura e Marcello,
erano abbastanza partecipati, insomma, no, alcuni di più, alcuni di meno, ma insomma erano partecipati. Ma avevamo iniziato anche la messa, no, a fare le omelie partecipate, a volte con un po' di preoccupazione, perché a volte partono degli interventi che non finiscono più. Altre volte abbiamo allargato le forme di preghiera, ricordando i nostri cari. Cioè, questo aspetto della partecipazione è davvero importante. Non si tratta di lasciarsi coinvolgere solo da parole che si sentono dette da altri, ma di imparare a buttarsi dentro. E io credo che questa cosa è davvero importante. E, tra l'altro, vorrei dire, stamani si è fatto questo incontro con il vescovo e ci ha parlato di nuovo, vabbè, di questo metodo sinodale, per cui si dovrebbero fare sempre dei piccoli gruppi, come siamo noi stasera, a parte lo Zoom. In questi piccoli gruppi, cioè, ognuno che deve mette in gioco qualcosa della sua vita, cioè si affronta un argomento e rispetto a questo argomento ognuno si fa trapassare, racconta che cosa è questo argomento, questo tema, che cosa muove dentro di lui. E proprio perché la Chiesa sente sempre di più il bisogno di questo modo di rendersi partecipe, cioè di non essere, cosa terribile, no? Forse una delle prime cose che ci siamo detti quando abbiamo iniziato, no, quando abbiamo iniziato a incontrarci, tutto perché mi viene nervoso. Boh, cosa stavo No, dicendo? in questi incontri sinodali che Ah, deve fare questo sì. vescovo, che ognuno deve dire che cosa, Ma non mi ricordo quando il abbiamo discorso che ho iniziato a fatto. incontrarci, per questo ma non abbiamo È l'età, ragazzi, ma ho per questo sentito. la Chiesa deve cambiare, e questo forse aiuta, non posso che dire così. Mi ritornerà, dai. Aspetta, va. Dunque, quindi questo comunque è davvero molto importante, cioè che ci sia sempre. Ora, perché ci possa essere questo, oltre agli spunti che posso lanciare io, nei vari incontri che faremo durante l'anno, io vorrei chiamare anche altri, persone, non solo, ad esempio, c'è cioè uno di noi, stasera sono proprio nel pallone, mi ero anche segnato. Frigerio, mi pare si chiami, di cognome ora il nome non mi viene, che ha scritto addirittura un libro su Giobbe, cioè me l'ha mandato, io ho iniziato a guardarlo e chiederò anche a lui di darci una mano, ma non solo a lui, anche altre persone, insomma, che ho avuto modo di conoscere vorrei coinvolgere con noi. Quindi ogni tanto avremo anche una voce nuova, una voce, ad esempio. Ho sentito a Napoli alcune persone che mi sono piaciute veramente tanto e vorrei veramente coinvolgerle anche con noi. Giobbe è un libro che fa veramente tanto, cioè muove veramente tante domande, tante cose dentro di noi. Quindi entriamo sull'argomento, su Giobbe. Giobbe è un bel problema, devo dire. Non so perché siamo infilati in questo labirinto. No, l'ho scelto io, non lo so mica se l'ho scelto io. Poi si è detto che ci sei Sì. piaciuto. Ah, ecco, sì. Perché è veramente. No, sono ovviamente molto contento di entrarci, però è davvero qualcosa di grande, ecco, dove ci servirà molto di entrare. Con molta delicatezza, con molta umiltà, con molta semplicità. Inizia la Shei traduce e traduce bene, devo dire, in maniera quasi letterale. All'inizio dice: viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe. Ma io vorrei spingere un po' di più, vorrei dire che sarebbe stato bene, come alcuni fanno, come diversi studiosi fanno, proprio infilare subito il c'era una volta. C'era una volta è quasi come se fosse un'indicazione di che tipo di racconto abbiamo davanti, no? Che è proprio una storia inventata. Ma
nulla come la narrazione per trasmettere tutti i messaggi più importanti. Anche Gesù, no? Guardate che soprattutto tutte le parole più ostiche, più dure, più complicate, pensate quelle sul perdono, pensate i temi delle parabole, sono veramente i temi più difficili e vengono risolti così con una storia, su un personaggio. La narrazione ci dà questa possibilità di spaziare, di guardare dall'altro senza sentirci troppo coinvolti. Quindi c'era una volta nel paese di Uz un uomo di nome Giobbe. Sembra proprio l'inizio di un racconto. Nei libri della Bibbia Giobbe è un libro speciale. È un sapienziale, si dice, no? Sapete che noi seguiamo un po' la divisione della Bibbia che è stata sempre fatta dagli ebrei, anche se diamo un'importanza diversa, no? Per gli ebrei i primi cinque libri della Bibbia, che loro chiamano Torah, sono i primi cinque libri, quindi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, sono la rivelazione propriamente detta, sono la parola di Dio. Poi c'è il richiamo alla parola di Dio, che è il corpo dei profeti, che quindi non aggiungono nulla per gli ebrei alla rivelazione dei primi cinque libri, ma sono il richiamo. E poi c'è il pensiero che ragiona sopra quei cinque libri, che sono tutti i sapienziali. Ecco, all'interno dei sapienziali, che sono anche tra gli ultimi libri che sono stati scritti della Bibbia, forse qualcuno arriva proprio anche al secolo di Gesù, insomma, secondo alcuni, il Siracide per noi, anche la Sapienza è un libro molto vicino a Gesù, sentono molto l'influsso della filosofia greca, che era arrivata nel terzo secolo, terzo, secondo secolo avanti Cristo, era arrivata in Israele, e l'influsso della filosofia apre molto in questa storia. Ma pensate, Giobbe è un libro così importante che in una adesso non sono riuscito a ricordarmi con esattezza se quella siriaca o quella copta sono delle chiese giù. E addirittura è stato posto all'interno della Bibbia subito dopo la Torah, subito dopo il Deuteronomio, quasi proprio a sottolinearne l'importanza. Ma è una cosa anche un po' particolare perché in moltissimi punti, e questa sarà una delle cose che cercherò di mettere sempre in risalto, il libro di Giobbe ha una voce molto diversa rispetto a tantissime altre pagine della Bibbia. Alcune, ad esempio, con alcune parti del Deuteronomio, come anche io credo certamente dei Proverbi, della Sapienza, cioè, stride un po', eh? Direi che la prima cosa che possiamo metterci in testa quando entriamo nel mondo di Giobbe è che è un libro estremamente libero, estremamente, che non ha paura di andare a toccare dei capisaldi, insomma, delle tradizioni che in qualche modo sembravano essere solidificate in eterno. Io ricordo sempre, ricordo sempre un'introduzione che ha fatto Jean-Louis Scat, che è un professore, ora è un professore emerito del biblico, un belga, che in una introduzione a un lavoro di tesi spiegava che nella Bibbia c'è un forte andamento di crescita e le tradizioni del passato vengono continuamente rilette, riviste, a volte anche contraddette, perché la Bibbia non ha paura di capire che ci si deve muovere. Ho sentito proprio una frase che mi pare di ricordare che fosse di Albert Einstein, che aveva presentato là non so se in America o Londra, insomma, un compito di fisica ai suoi studenti universitari. E a un certo punto il suo assistente, dopo che lui ha consegnato questo compito, il suo assistente è andato da lui e gli ha detto, dice, guardi professore, che ha dato, forse non se n'è accorto, ha dato lo stesso compito di anno scorso. E lui dice, no, no, lo
Lo so che ho dato lo stesso compito di anno scorso, perché le domande sono le stesse, ma le risposte devono essere nuove. Ecco, pensate un po' dentro questo racconto, insomma, no? Non so neanche se è reale, ma davvero molto bello. C'è proprio l'idea che è forte nella Bibbia. Le domande sono sempre quelle, ma le risposte che sono state date al tempo del Deuteronomio o al tempo di Giobbe sono diverse. Purtroppo, ecco, noi a volte si vive una fissità per cui sembra che riuscire a dare sempre le solite risposte sia indice di forza, di sicurezza, invece è solo indice di stabilità, di immobilità, di non crescita. Quindi stesse domande, ma nuove risposte. Cercheremo di metterlo sempre in evidenza. Così come bisogna sempre ricordarci che quasi nulla, anzi io per quello che mi riguarda, per quello di cui io sono a conoscenza, nulla nella Bibbia è un fiore nel deserto. Cioè il racconto di Giobbe è un racconto che originale nel mondo di allora, anzi. Addirittura qualche millennio prima, nel mondo accadico, sumerico, babilonese, anche egiziano, abbiamo dei racconti molto simili a quello di Giobbe, perché Giobbe racconta di un'esperienza che nella vita facciamo anche noi, quella del dolore assurdo, quello del dolore cattivo, quella della sofferenza a cui non sai dare una lettura. E questo ha sempre accompagnato l'uomo di tutte le epoche, ma le risposte che venivano date sono molto differenti. Ad esempio, Ravasi, nel suo commentario a Giobbe, dedica molto spazio a conoscere i racconti simili a Giobbe che si trovano nelle letterature non solo più che contemporanee, precedenti alla Bibbia, e in alcune di queste la risposta era: il mondo è così, la vita è veramente una vita difficile, la cosa che dobbiamo fare è farla finita con la vita. O altri invece accettavano, soprattutto credo nel mondo babilonese, sumerico, accettavano l'idea di dire: la vita è così, goditela finché puoi e poi lascia che sia. Giobbe dà una risposta molto differente. Più che una risposta, forse Giobbe anche alla fine darà una domanda. Quello che sappiamo molto poco di questo libro, ma quello che sappiamo è che certamente, su questo mi pare che tutti gli autori convengono, è che è stato scritto o al tempo dell'esilio a Babilonia, quindi siamo nel VI secolo, dal 600 al 500 avanti Cristo, o poco dopo, perché in qualche modo le vicende di Giobbe sono le vicende del popolo in esilio o del popolo quando torna dall'esilio e si ritrova a vivere una terra devastata, un popolo che non vede un futuro, un popolo che si credeva amato, protetto, custodito dalla bontà di Dio, così come ci viene presentato Giobbe all'inizio, e che poi invece viene devastato dalla vita. Quindi non è è una risposta differente, ma non è un fiore nel deserto. Tantissimi gli studi su Giobbe, tantissimi. Ci sono alcuni libri che hanno veramente, insomma, che sono spesso accompagnati da una fioritura di studi superiore a tutti gli altri. Un numero infinito di commentari, e questa superproduzione è indice del fatto che questo libro non si lascia facilmente comprendere, o forse meglio, che questo libro crea tanti imbarazzi, confusioni, contrasti. Sono andato a cercare anche come viene usato questo libro, chissà dove l'ho scritto, eccolo qua, come viene usato questo libro nella liturgia. Per dire, no, perché la liturgia è quello che poi la gente conosce i libri della Bibbia quando va alla messa e sente i libri. Ecco, pensate, di tutto il libro
di Giobbe, che è uno dei libri più, insomma, abbastanza corposo all'interno della Bibbia. Sono una quarantina, 40, mi pare 42 capitoli. Ora non so se 40 o 42, ma vedo subito. 42, 42 capitoli. Noi leggiamo solamente 6 versetti nella quinta domenica dell'anno B. Capitolo 7, versetti 1-7, adesso li guardiamo anche. E poi leggiamo 10 versetti dal capitolo 38, dall'1 all'11, nella dodicesima domenica. Quindi leggiamo, pensate, di 42 capitoli, leggiamo in pratica 18 versetti, una nullità. Quindi il grosso del libro di Giobbe noi non l'abbiamo mai sentito. Magari conosciamo in qualche modo, perché abbiamo sentito qualche conferenza, abbiamo sentito qualcuno che ne parlava, conosciamo qualcosa, ma non abbiamo mai sentito quasi nulla di questi 42. E come dice Luca Mazzinghi, c'è anche un altro frangente in cui viene letto il libro di Giobbe, spesso ai funerali, ma è un assurdo, perché Giobbe non crede ancora nella vita eterna, non c'era ancora arrivata in pratica il pensiero ebraico. E quello che Giobbe vuole è una risposta in questa vita, non nell'altra vita. Quindi usare Giobbe come noi preti normalmente facciamo, Luca dice, perché è il primo, sapete che abbiamo i lezionari, a un certo punto le letture per i matrimoni, le letture per i battesimi, letture dei funerali. Quando si apre le letture dei funerali, la prima lettura che si trova è quella di Giobbe. Poi ha anche un pregio, è brevissima. E con una traduzione che è molto discutibile, no? Vi ricordate? Io so che il mio Redentore è vivo, che ultimo si ergerà sopra io, ma questa traduzione, come vedremo, è molto discutibile, ma insomma la vedremo. Quindi la conoscenza che abbiamo di questo libro è una delle più scarse. Combatte come scarsità col Coelet, perché anche il Coelet stesso, anche il Coelet, il libro sapienziale, viene letto pochissimo. Cioè, in realtà, come sapete un po', questa è una delle cose che a me mi inquietano tanto, ma non so come fare. Perché noi siamo così presi dal racconto dei Vangeli, anche perché sono fatti in sequenza, quindi è bello poter leggere un libro in sequenza, insomma ci dà. Invece, per quanto riguarda l'Antico Testamento, mai, solo nei giorni feriali, ma mai la domenica abbiamo la possibilità di leggere, non so, la Genesi tutta di fila, l'Esodo tutto di fila, o Giona, Ester, non si leggono mai. Perché il meccanismo di scelta delle letture della domenica è che la base è la lettura di un Vangelo e su quel brano lì si sceglie un brano qualunque di tutta la prima parte della Bibbia, ma senza un criterio. Cioè, il criterio è che parli in qualche modo di quello di cui parla il Vangelo. E questo non ci dà modo, ad esempio, Giobbe, voi immaginate, non so quale libri voi avete nella testa che vi sono piaciuti, a cui siete attaccati, no? Se invece di leggere, non so, le 800 pagine di Dostoevskij, dei Fratelli Karamazov, uno leggesse due paginette, una alla 200ª pagina e una alla 500, e c'ha l'idea dei Fratelli Karamazov, uno gli dice: sì, cosa vuoi discutere? È impossibile. Ecco, a noi ci manca questa percezione, però non so come fare, perché bisognerebbe la domenica cominciare a dire: quest'anno niente Vangelo, si legge Giobbe. Allora sì che ti scomunicano. No, ma non riusciamo mai a leggere un libro intero, capite? Cioè, pensate, ma ci sono. Io, quando si dice, ad esempio, sul Coelet, no? Pensate, io questo è un esempio che ultimamente mi viene da farlo spesso. Quando mai se si sentisse leggere in chiesa, perché faccio, invece di raccontarvelo, lo prendo un attimo, perché è una cosa che mi ha
colpito molto e che mi manca tanto di poterla fare. Eccola qua. Se si potesse leggere una volta in chiesa, sentite. Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto. In ogni tempo, perché Dio ha già gradito le tue opere, in ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza. Pensate, ma quando mai avete sentito di leggere in chiesa godi la tua vita con la donna che ami? Oggi poi dovremmo anche allargare con la persona che ami. Goditi la vita, bevi un bel bicchiere di vino, vestiti elegante, profumati. Cioè, ecco, io, e così quando sentiremo, secondo me la cosa impressionante di Giobbe è che molte prediche che abbiamo sentito sono pari pari i discorsi che fanno gli amici di Giobbe. E quando Dio interviene, Dio dice, gli amici di Giobbe hanno parlato male. Io credo che anche noi preti abbiamo letto davvero molto poco il libro di Giobbe. Credo davvero molto, molto, molto poco. Quindi un capolavoro della letteratura mondiale, perché offre veramente a tutti una possibilità. Vedete, perché questo libro di Giobbe davvero intrigante, perché tutti prima o poi nella vita ci si casca dentro questa esperienza. Dio vorresse che no, ma è un po' comune. E la cosa su cui, ora è una cosa duplice, tanto vorrei dire, ho sentito che tante volte Massimo Recalcati dice che Giobbe vuol dire dov'è Dio, può darsi, può darsi. Ma pensate che sono le stesse consonanti della parola nemico, avversario, e potrebbe essere una specie di forma di participio che vuol dire perseguitato. Ma è una ricchezza di possibilità, insomma, no? E in qualche modo sono anche collegate. Come per aprire un po', ecco, questo fa parte un po' anche di conoscere quello a cui andiamo incontro. Non ci si può fermare a questa conoscenza, ma da lì si deve partire. È un testo molto complicato. Dunque, ho trovato questa notizia che voi pensate che tutto l'ebraico antico, non solo quello biblico, cioè tutte le opere che noi abbiamo in ebraico antico, è un composto, cioè un vocabolario di circa 11.000 parole. 11.000. Ma pensate, se noi andiamo invece, non so, nel greco, nel latino, siamo di fronte a cifre veramente diverse, 80, 90, 120.000 parole. Pensate che il geroglifico e l'accadico ne hanno 150.000, 170.000. Tutto l'ebraico biblico è 11.000 parole. E pensate, ci sono alcune parole che noi non sappiamo che cosa vogliono dire, perché la loro radice non è conosciuta, scusate, perché compaiono una volta sola. Ora, se una parola compare una volta sola, tu non hai nessun riferimento, no? Per cui non sai se anche la radice non compare, non è un derivato, no? Non sai. Pensate che ci sono in queste 11.000 parole un quarto vengono usate una volta sola, ma di questo un quarto la metà sono nel libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è pieno di parole che non si sa che cosa vogliono dire, tanto che anche la traduzione che hanno fatto gli ebrei, quella cosiddetta la 70, no? Che due o tre secoli prima di Gesù, i cristiani non c'erano, insomma, di fronte a queste parole non sa tradurle, e che cosa fa? Non le traduce, ma le traslittera, cioè le scrive coi caratteri greci
di modo che viene fuori il suono che c'è in ebraico, ma il significato si perde. Ora pensate, sono tantissime, nel libro di Giobbe sono tantissime. C'è anche una differenza, ad esempio, no, tra il testo, si chiama masoretico il testo, perché viene dai masoreti, la masorà, il testo ebraico. Tra il testo ebraico e la traduzione fatta dai rabbini 3 secoli prima di Gesù, ci sono anche delle parti molto diverse, delle parti aggiunte. In queste parti aggiunte, che non ci sono nell'ebraico, c'è un tentativo di dare una spiegazione a alcune cose che noi non si capiscono, non sanno. Chi è Giobbe? Dove vive? Son domande che rimangono sospese. Non so neanche quanto siano importanti. Secondo me, se erano importanti, io credo che l'autore ci avrebbe parlato di più. Però allora hanno cercato questo perché compare nel libro della Genesi, al capitolo 36, compare un Yovav. La B e la V in ebraico sono la stessa lettera, no? La Bet, insomma, se c'è un puntino che si legge B o se non c'è un puntino che si legge V. E quindi sarebbe il nome di Giobbe. E lì sarebbe un figlio di Esaù, il fratello di Giacobbe. Sarebbe un cugino. Ma in realtà questa lettura, insomma, è un personaggio inventato, siamo nel mondo delle storie, quindi, ma probabilmente anche con Esaù siamo nel mondo delle storie, no? Hanno tentato, poi c'è un apocrifo, vuol dire un libro che comunque era importante per gli ebrei, ma che non era mai stato considerato, rivelato, che si chiama Il Testamento di Giobbe. È un genere letterario, un tipo di libri che comparivano spesso sui grandi personaggi, no? In cui in pratica questo grande personaggio prima di morire faceva l'ultimo discorso e poi salutava. Ecco, anche in questo Testamento di Giobbe è un altro modo per riuscire a rendere più accettabile tutta l'esperienza di Giobbe. Per cui, ad esempio, in questo Testamento di Giobbe, lo vedremo subito, credo quest'altra volta o poco o tra 2 incontri. Il libro di Giobbe c'è la presentazione di Giobbe all'inizio e poi arriva, si va un attimo nel mondo di là, nella casa di Dio, e a un certo punto arriva un angelo che si chiama Satana, e lì inizia il discorso, no? E Dio gli dà a Satana il permesso di provare la fede di Giobbe. Ma in questo testamento di Giobbe invece Dio parla con Giobbe e gli dice di andare a distruggere un tempio che era pagano, e lui va a distruggere il tempio e allora Satana si arrabbia con lui e gli rende la vita impossibile. Questo perché vi ho raccontato questa cosa che non è molto. È perché il libro di Giobbe mette tanto in difficoltà. Allora, la cosa forse che mi piacerebbe lasciare stasera, perché sono 2 cose. La prima è che nel libro di Giobbe la prima domanda non è perché il dolore, ma perché credere? Perché credere? E lo scopriremo, no? Perché sarà proprio, ma tu credi che lui creda in te perché ti vuole bene? Lui crede in te, dice il Satana, perché tu gli hai reso una vita fortunatissima. Perché credere? Il tema del perché la fede è la prima domanda che compare nel libro. La seconda è tutto il resto, è tutto quello che sentiremo. Vi ho detto, ecco, questa secondo me è la cosa. Poi una cosa che era inevitabile in qualche modo passarci stasera perché dovevo accennare un po' al libro, però soprattutto per chi non l'ha mai letto, sia per noi qui e per voi che ci seguite via Zoom, vorrei dire, leggiamolo in maniera progressiva, cioè facciamo in modo di leggerlo senza sapere come va a finire. Tra l'altro,
Io ho seguito un corso con Borgonovo, che è un professore di scrittura di Milano, Gian Antonio Borgonovo, e lui discute molto la traduzione che fa Lacey, soprattutto alla fine del libro. E a lui convince molto, insomma, devo dire, è stato un corso molto bello. E Borgonovo ha molta difficoltà. La cosa, ecco, credo che sia importante, leggiamolo, ma senza andare troppo avanti, cioè di viverlo proprio in qualche modo, no? Di sentire quando la moglie si arrabbia con lui o quando gli amici arrivano per consolarlo e poi gli fanno solo, fanno arrabbiare ancora di più, insomma, no? Ci sono alcune cose con cui facciamo anche confusione, ad esempio. Se si dice Giobbe, penso che tutti noi si dice subito, noi italiani soprattutto, credo, la pazienza di Giobbe. Ma il libro ci accorgeremo che tutto Giobbe è tutto meno che paziente, o meglio, è paziente nei primi due capitoli e poi per 40 capitoli altro che paziente. È molto forte, molto, molto complicato Giobbe. È molto molto complicato. Ci dobbiamo lasciare trapassare da questa esperienza. Vi invito davvero a leggere di volta in volta, prima quello che facciamo, quello che poi durante la serata cercheremo di trattare. Quindi, ad esempio, per la prossima volta, quando noi ci incontriamo, vorrei proprio fare la cornice. Allora, il libro ha questa struttura, ha due capitoli all'inizio e l'ultimo che sono, si dice, in prosa, a racconto. Poi lo vedete nel mezzo, è tutta poesia. Tanto che si dice, ci sono tante teorie su questo, no? Che siano delle aggiunte, insomma, che sia. Ma adesso noi lo abbiamo così nella nostra tradizione, quindi questo è quanto. E io direi che per avere un occhio, insomma, possiamo proprio leggere i primi due capitoli, ma non li faremo in una volta tutti e due i primi capitoli. Ma per avere. E pensate anche, ad esempio, no, qui, insomma, lo vedremo quest'altra volta, no, questo Satana, che per noi richiama subito l'idea. Mi ricordo Paolo De Benedetti che diceva sempre: vedete, Satana era andato a fare un viaggio, quando torna va a trovare un amico, Dio, e prende il tè con lui e si mettono a parlare. Ecco, per dire, pensate, ecco, che cos'è invece nel nostro modo di pensare questo Satana. Ricorderò sempre questa introduzione che faceva Giobbe di Paolo De Benedetti perché colpiva molto, no? Noi abbiamo bisogno sempre di creare queste figure drammatiche, terribili, che fanno paura. E quindi quest'idea di questo Satana che va a pigliare il tè da un amico quando torna da un viaggio e si mettono a parlare è molto bello. Parleremo molto di questo perché è una delle chiavi del libro. Questa io stasera avevo in mente di fare un'introduzione così, poi entreremo nei particolari, ecco. Ora io quello che non so è come fare in questo momento, perché noi adesso si trattava di metterci insieme qualcosa, allora finiamo, come facciamo? Ah, allora non vi ho neanche salutato per bene, quindi. Come faccio? È complicato. Allora, ora vi si saluta perché boh. Perché si è detto di fare così? No, possiamo cambiare. Cosa vuoi fare? Sì. Come Allora, lasciamo vuoi. così Sì, per come ora, vuoi. dai. Certo, Per ora lasciamo così. Qualcuno vuole intervenire, però chiudiamo.